Buongiorno a tutti, io direi di cominciare questo vlog così. Mi sono alzata da poco. Comunque ho già fatto colazione, ho già lavato tutte le tazze della colazione. Adesso mi son lavata, mi sono vestita, ma adesso mi trucco un po' e dato che oggi c'è la fiera nel mio paese, mi vado a fare un giro alla fiera e vi porto con me. Quindi vi sto girando questo mini vlog. Chiamiamolo vlog, non so manco io come chiamarlo, sinceramente. Vi porto semplicemente con me. Tutto qua. Buona giornata, anzi, buongiorno, buona giornata. Buona domenica, ci vediamo tra un po'. Vi faccio vedere, insomma, quando ho fatto il trucco. Casa. Questo è il trucco di stamattina. Niente di speciale, ovviamente la mascherina ce l'ho in tasca. E niente, poi magari vi faccio qualche ripresa della fiera stessa. A dopo, un bacione. L'ho attaccato così, raga, i capelli perché veramente mi volevo passare la piastra. Però visto che mi si è fatto tardi, allora ho detto, ma mi do una pettinata semplicemente, tanto sono puliti e mi son messa una mollettina. Dopo nel pomeriggio con calma, vi passo anche la piastra, con calma. Non ricordo se vi ho fatto mai riprese del mio paese, non ricordo, forse sì, qualche video passato, o magari no. Comunque tra un po' sono arrivata e vi faccio vedere. Questo raga all'ingresso, ingresso della fiera, cerco di non riprendere tanto le persone. Da come ho capito ci vuole il Green Pass, quindi adesso io lo caccerò. Eccomi qua, raga. Io, vabbè, intanto ho fatto il mio giro, ho fatto i miei acquisti, ho preso la forchetta e il tacchino per stasera e per oggi. Ma mi fermo un attimino a qualche bancarella, prendo qualcosa, poi vi faccio vedere quello che ho preso. Non ho fatto tante riprese perché ovviamente c'è la gente, non è che mi posso mettere a riprendere la gente. Infatti passo vicino alla sede della, insomma, la protezione civile. Io sto, diciamo, nella parte qua verso la palestra comunale. Adesso faccio ancora un attimino al paese, c'è un po' di gente. Eccomi qua, ragazzi, torno a casa. Non ho preso niente di che perché non è che c'erano molte bancarelle che mi stuzzicavano, insomma, la curiosità. Poi avevo detto, col fatto che ci sta che parecchia gente, non è che potevo riprendere, sai. Alla fine ho preso tutta roba di cibo, dicevo. Quindi ho preso il tacchino, la porchetta per oggi e per stasera, e come stuzzichino ho preso, perché tutti gli anni lo prendevo anche, insomma, perché ogni anno c'è la fiera qua, solo 2 anni fa, insomma, ovviamente con l'emergenza Covid. Adesso quest'anno la prima volta che sono riprese le fiere, i mercati. Quindi ho preso i funghetti di Ofida, che praticamente sono dei dolci all'anice, buonissimi, tenerissimi, e basta, raga, non più di quello. Vi volevo un po' riprendere il paese, magari vi faccio qualche ripresa domani, che domani c'è meno gente, essendo che domani è un giorno normale, quindi non c'è meno gente in giro. E niente, per adesso vi saluto e vi continuo insomma, ad augurare una buona giornata. Magari ci vediamo in serata, o forse no, vediamo, o comunque nel pomeriggio, vediamo. Dai, lo faccio durante un po' sto mini vlog. Baciotti. Eccomi qua, raga, sto a casa, sto cucinando. Ho fatto appena appena in tempo a tornare a casa perché si sta scatenando la pioggia, meno male, almeno ho fatto quello che potevo fare. Insomma, sono riuscito a fare quello che dovevo fare. E niente, adesso vi faccio vedere come piove. Questo è il paesaggio dal mio balcone. Io ho fatto appena appena in tempo a tornare a casa, raga, appena appena in tempo. Cioè, veramente, a volte il destino gioca anche a mio favore, a volte.
Come vi ho detto, domani mi finisco qua, vedo se riesco a riprendervi sempre tempo permettendo, se domani non sarà manco, non sarà una giornata piovosa, vi riprendo un po' del mio paesello, vi faccio vedere un po' del mio paesello anche a livello paesaggistico. Adesso io, dato che ho messo a cucinare, nel frattempo che l'acqua bolle, insomma, ripiego i panni e niente, ci aggiorniamo più tardi. Un bacione, mi volevo fare le sopracciglia, ma mi sa che devo soffrire della luce artificiale. Un bacione. Ciao! Allora, ragazzi, eccomi qua. Vabbè, mi sono messa a fare ovviamente un po' di cose. Ho sistemato un po' la cucina, insomma. Ho fatto tutto quello che avevo da fare in casa, ma adesso mi sto dedicando un po' a me. Quindi mi sono fatto le sopracciglia, da tanto che dovevo farmele, lo so. Ho fatto già la prima maschera. La prima maschera che ho fatto ovviamente è questa qua della Yves Rocher, che è in pratica al carbone, è proprio per i pori, apre i pori, è all'acido salicilico, insomma, vabbè, questa qui. Adesso mi vado a fare quell'altra che mi faccio un fa mi vado a fare un po' questa qua, che è quella invece, quella la maschera, quella nera, quella proprio a carbone, quella nera. Questa è quella peel off e mi faccio questa. Poi procederò con farmi una invece normale, cioè questa qui della Makeup Revolution, che è la all'aloe vera e water lily. Poi faccio questo, insomma, e niente, io procedo e poi magari dopo mi metto qualche altro video. Mi sto un attimino piastrando i capelli perché lo volevo fare stamattina, ma poi non l'ho fatto. Ho detto, ma quasi quasi me li piastro. E mentre, insomma, mi si asciugava la maschera, me li stavo piastrando. Io, mentre, insomma, mi sto guardando un po' Netflix, nel frattempo faccio questo ed altro. Un bacione, ci vediamo tra un po'. Ecco qua la seconda maschera, aspettando che mi si asciuga, però nel frattempo ho tirato i capelli su perché intanto sicuramente dovrò andare a sciacquare, anche se questo è peel off, dovrò comunque andare a sciacquare. E poi me li ribagno, quindi ho detto, mo finisco di farmi le maschere, poi finisco anche di passarmi la piastra. Duro, 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 duro. Sì, allora lì c'ho il giubbotto appeso. Doro, 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 doro. Allora, seconda maschera lavata, quindi viso lavato, quindi seconda maschera adoperata. Adesso andiamo a mettere la terza la faccio direttamente con voi. Ho lavato il pennellino, andiamo ad aprirla. Questa qua, ve la faccio rivedere, è quella della Makeup Revolution, è quella trasparente. Questo non mi ricordo se è peel off, ma mi sa che la devo lasciare e poi sciacquare. Quindi non è. Cioè, non dovrebbe essere peel off. Va messa, va sciacquata e poi. Cioè, va lasciata e poi sciacquata. Tutte queste maschere oggi mi sono data proprio la pazza gioia perché comunque era un botto che non mi riprendevo un po' in mano, non mi riprendevo un po' in mano la situazione della mia pelle, quindi la voglio mettere in abbondante proprio, che questa è idratante, quindi essendo appunto che è parecchio che non faccio maschere. Tra l'altro mi devo ricomprare pure il pennellino per le maschere. Sinceramente per il Black Friday, raga, non ho preso niente perché voglio aspettare i saldi di natalizi e poi prenderò qualcosa di più interessante, diciamo. Qualcosa che mi interessa di più. A parte che a livello di cosmetica non mi serve nulla, quindi comunque sia. Cioè,
Visto che comunque non mi serve nulla, boh. Magari qualcosa a livello di vestiario per Natale, visto che comunque penso, abbiamo prenotato per andare a pranzo fuori a Natale. Quindi magari qualcosa in quel senso, poi mi servirebbero un paio di stivaletti neri. Perché sto pensando ancora all'outfit da fare, da usare per Natale. Però prendo il mio canovaccio, vedo poi questo lo lavo. Cioè, lavo il pennello e lavo anche il canovaccio, pulisco le mani. E niente, raga, adesso lo lascio in posa, poi vado a sciacquare. Non mi ricordo questa quando deve stare. La lascio 5 minuti e poi la vado a sciacquare. Ci vediamo. Rieccomi qua, ultima maschera per quanto riguarda oggi fatta. Io adesso l'unica cosa che vado a fare, l'ultimo passaggio che farò ovviamente mettere la crema viso, cioè questa qua. Allora non è il boost, cioè non è la Revolution Boost perché quella mi si è finita, ma ho iniziato, adesso ve la prendo. Ho iniziato questa qui, che è di questo marchio qua, che vi ci ho fatto anche qualche video haul. Ho lavato la ciotolina e me la sono messa qua dentro, in modo che insomma ce l'ho sempre disponibile, me la posso portare addirittura anche quando vado dalla signora. Più che altro perché mi è facile come applicarla, quindi andrò a mettere questa, che poi alla fine è questa. E andrò a mettere semplicemente un po' di insomma crema contorno occhi e volevo anche mettere sinceramente queste qui che sono le clip, come si chiamano? Mi sfugge sempre il nome a me, i patch insomma per il contorno occhi. Qua c'ho anche la pinzettina, vediamo se le riesco a acchiappare con la loro pinzettina apposita. Guarda che poi le riesco a mettere sul viso. Voglio cercare di non toccarle, però mi è capitata una che stava piegata, come c'ho sempre fortuna io, vabbè. Quindi andiamo a mettere questa qui qua sotto, così almeno mi vado anche a nutrire un po' il contorno occhi, insomma, e andiamo a mettere anche quell'altra. Vediamo se riesco a non toccarla. Vabbè che tanto queste le tocco solo io, cioè nel senso che le uso solo io, però poi ho le mani comunque pulite perché tra lo sciacquarmi insomma per le maschere via discorrendo, questa mi è capitata, sono riuscita a metterla un po' più sotto. Vediamo se riesco anche questa a tirarla un po' e a metterla proprio sotto l'occhiaio, perché io sento una sofferenza proprio a livello anche di stanchezza proprio sotto l'occhiaio. Un attimino il mio asciugamanino, quello pulito, perché l'altro l'ho messo a lavare. Richiudo tutto l'ambaradam, così queste sono belle sigillate, belle fresche e pronte per il prossimo utilizzo. Queste non mi ricordo quante ce ne stavano, ragazzi, stanno scritte qua, sono scritto qua 60 paia, quindi io ne ho usate due se non erro, con queste fanno 3 paia. Ed è buono, io ve lo consiglio se ve le dovete prendere, cioè se avete bisogno delle patch sotto gli occhi, ve le consiglio, vi consiglio queste qui, perché conviene sia come prezzo che come quantità. E poi semplicemente vado a mettere un po' di crema per il viso, la vado a mettere direttamente adesso, tanto anche se devo aspettare che mi si asciugano i patch, intanto vado. Questa crema c'ha un odore che è. Ma il capello, vabbè. C'ha un odore che è misto a. Come si chiama?
Rosmarino, sento l'odore del rosmarino. Non mi ricordo sinceramente le proprietà, dovevo andare a vedere l'inci qui dietro. Aspetta, prima spalmo, me la spalmo e poi ve lo dico, tanto poi sull'occhio metterò, sugli occhi metterò una crema contorno occhi. Niente, ragazzi, questa è la mia routine. Non ho messo siero, non ho messo nulla perché tanto comunque ho tre maschere sopra, quindi c'ho il nutrimento di tre maschere. E siero di solito io lo metto più che altro quando mi trucco. Magari spalmiamola meglio sul naso. Non so se è, ma credo che sia la crema, l'odore della crema comunque, che c'è questo. Detto odore più che sa di olio d'oliva, quindi penso che ci sia come o forse l'odore del ginseng, perché qua dice ginseng e grape fruit. Grape fruit dovrebbe essere, secondo me, se il mio inglese non sbaglia, dovrebbe essere proprio l'olivo, ma devo andare a vedere perché io sento quell'odore lì, raga, cioè d'olio d'oliva. Niente, poi come ultimo passaggio ho già fatto per le labbra, ho usato ovviamente come sempre il Lip Scrub, questo qui, sembra questo l'ho preso da, questa è la marca, è U7, però io l'ho preso sempre da Makeup Revolution, cioè dal sito di Pink Panda, e poi ho messo l'olio che c'è ancora, io sì, l'olio, vabbè. Che questo ancora lo devo finire, però sto lì lì per finirlo, infatti è tutto scancellato, il balm della Makeup Revolution. Sopra invece, adesso sopra, come acqua idratante per idratarlo ancora di più, vabbè, se riesco non lo fa danni, vado a mettere semplicemente l'olio, che questo lo amo, che quello ha la pesca proprio. Così proprio ho un'idratazione ancora più completa, cioè io, raga, io lo amo, che è un misto tra gloss e olio, e io lo adoro. Infatti si chiama proprio lip oil e poi è buonissimo, cioè buonissimo. Niente, io direi di salutarvi così, poi magari ci vediamo stasera per la chiusura del vlog. Ah, per le mani. Che poi il trattamento lo faccio ovviamente anche le mani. Questa qui, che la confezione è sempre quella, ma la crema è quell'altra. Fiori di magnolia, che vi ho fatto vedere nell'altro video. Metto semplicemente un po' di crema anche per le mani. E io me li metto qua dentro, raga, me li lavo e me li metto qui dentro, così per me è più facile sia da portarmene in giro e sia anche a mettermeli una volta, insomma, applicati. Me li metto sempre questo. La crema per le mani minima me la metto 3 volte al giorno, soprattutto adesso che fa freddo. E anzi, se non erro, dovrebbero cambiare le temperature proprio oggi, cioè nel senso che dovrebbero scendere ancora di più, dovrebbe arrivare proprio il freddo, freddo, freddo. E quindi, poi invece, come crema per la notte, che questa mi metterò stasera prima di coricarmi, questa qui, raga, questa me la metterò direttamente stasera. C'ho anche la maschera per la notte, però dato che mi sono fatta 3 maschere per il giorno, direi che per la notte evito. Carina anche questa postazione, mi piace questa postazione. Non so se è quella che utilizzerò sempre anche per fare dei video trucco, che è come li chiamo io, però carina anche questa postazione, mi piace come angolata, insomma, vabbè. Comunque, ci sentiamo direttamente stasera. Buona serata e niente, buona cena a sto punto, perché siamo anche in orario che ci protrae verso la sera, quindi verso la cena. Che se non erro, ora sono le 4. Vabbè, io penso che farò un break quando ho finito tutto e farò un po' di merendina. Mi mangerò 2 o 3 funghetti che ho preso appunto stamattina quando sono andata alla fiera. Ciao! Vi faccio vedere, raga, questi sono. Beh, mi sono finita a piastrare i capelli. Sto facendo, diciamo così, merenda. Questi sono i famosi funghetti di Ofida. E sono all'anice, sono morbidissimi. E
E io quando ho, diciamo, l'opportunità li prendo. Sono spettacolari, raga. Proprio buonissimi, buonissimi, buonissimi. Poi questa signora che c'è questa pasticceria, chiamiamola così, fa anche a tanti altri prodotti, biscotti, torte, di dolci tipi. Ovviamente pasticceria che è da forno e fa dei buonissimi biscotti vegani. Me li sono fatti da 2 o 3 per assaggio. Poi vi dico come so. Però sono buonissimi. Già, i funghetti sono buonissimi, quindi penso che tutta la... Penso, sono sicura, figliolo so. Che tutti i prodotti che leva sono buonissimi, oltre che genuini, quindi. E niente, ma adesso mi adagio un po'. Mi finisco a guardare la serie che sto seguendo su Netflix, che si chiama Superstore. Una serie divertentissima e vecchiotta del 2018-2019. Io adesso sto alla terza stagione, perché sono 5, 4 stagioni, o 5 stagioni. Devo ricontrollare. Ed è divertentissima, raga, mi sto facendo risate a non più finire, cioè veramente, infatti non vedo l'ora di finirla. Perché poi io so così, quando ci sono delle serie che mi piacciono, se non arrivo fino alla fine, non me la vedo tutte, non vivo. Mi sono messa la mia mantellina da casa e niente, adesso finisco di vedere la mia serie TV. Poi a una certa ora metto a scaldare la porchetta, il tacchino, perché stasera mangiamo quello. E poi tornerò al lavoro. Quindi ci vedremo direttamente dopo, quando sto al lavoro, poi chiudo il vlog. Un bacione, a dopo, a stasera. Eccomi qua, raga, io direi che possiamo concludere questo vlog così. Andiamo adesso. Sto insomma dalla signora, sto al lavoro e niente, mi metto questa qua che è la crema notte e poi mi rimetto la mia crema per le mani. Io vi saluto, buonanotte, 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 buonanotte. Ah, e ovviamente ci vediamo al mio prossimo video.